Una volta di più prevenire utilizzando le tecnologie anche per la capacità predittiva delle tecnologie anche in campo oncologico può essere molto molto importante. Con la possibilità di fare i test per la BRCA1 e BRCA2 che danno la possibilità di individuare, di prevenire, di identificare, di gestire una serie di tumori al seno e alle ovaie e avere la possibilità anche di identificare delle persone a rischio e prendercene cura di queste persone, diciamo, è un importante risultato in campo scientifico. E questi risultati in campo scientifico vanno utilizzati per prenderci cura della popolazione. La nostra battaglia come cittadinanza attiva è far sì che, diciamo, i risultati, anche in questi test, siano correttamente somministrati alle persone. Lo si faccia in tutta Italia, garantendo che i cittadini abbiano gli stessi diritti, indipendentemente dal proprio codice di avviamento postale, e soprattutto che ci sia la possibilità di far sì che l'avvicinarsi a questi test sia fatto senza ulteriori carichi e costi sulla vita e sul portafogli delle persone. Cosa che a volte, questo è uno dei dati che emerge nelle cose di cui stiamo raccontando e di cui stiamo parlando oggi in Sicilia e in altre parti del nostro paese, emerge perché spesso non c'è una codifica, mancano dei regi di riferimento e le persone vengono impropriamente sottoposte a pagamento di costi che non dovrebbero pagare perché sono costi collegati alla prevenzione e alla gestione di possibili patologie. Emerge che c'è ancora molto caos, nel senso che anche le buone intenzioni spesso si devono confrontare con la realtà, quindi disorganizzazioni, mancanza di comunicazione tra i professionisti, mancanza di banche dati che ad esempio mettono a disposizione anche tutti i risultati dei test genetici, perché ricordiamoci che ad esempio avere la possibilità di mettere in rete i dati, le informazioni, i risultati dei test che vengono fatti in questo campo dei test genetici può aiutare altri laboratori di altre parti del paese a migliorare i propri standard di cura e utilizzare il lavoro fatto da altri per prendersi cura ancora meglio dei propri pazienti. La di oggi è una giornata importante, siamo nella condizione di portare una serie di dati e una serie di rilievi che sono emersi attorno al test BRCA che è stato somministrato. È stato un lavoro molto importante in collaborazione con gli oncologi della Sicilia che in maniera unanime, possiamo dire, hanno collaborato alla buona impresa, chiamiamola così, perché è un lavoro molto, molto delicato che va a toccare un ambito specifico per il quale peraltro c'è in corso il percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale che dovrebbe portare anche ulteriori altri risvolti positivi per quanto attiene i tumori nelle realtà di lettura eredofamiliari e soprattutto altri ambiti che potrebbero di volta in volta essere ripresi e trattati in maniera scientificamente inoppugnabile e soprattutto basati sulle evidenze. Parliamo sicuramente di un tempo complessivo di 8 mesi. Diciamo che non è finito, lo stesso riporto di oggi è importante sia ai fini della notizia, ma anche ai fini della lettura specifica che potremo fare attraverso l'utilizzazione di un apposito opuscolo che è venuto fuori, con i dati scientifici chiari. Come sempre nelle ricerche che sono legate alle condizioni dei tumori, quando è possibile sviluppare un'azione utile di rilievo. Noi abbiamo accompagnato questo processo e sicuramente questo campione è un campione rappresentativo
di una istanza fondamentale che è quella della prevenzione, quella della rilevazione nell'ambito eredofamiliare della possibilità e della opportunità di poter singolarmente portare avanti un percorso personalizzato. Il test di BRCA sta diventando sempre più importante, addirittura sta diventando un test agnostico, che significa che anche a prescindere da quella che è la sede del tumore, abbiamo indicazione per ora da tipo preventivo per mammello ovaio, ora predittivo per ovaio, significa che c'è una terapia mirata per questo tipo di tumore, ora a breve l'avremo anche per quanto riguarda la mammella, per i tumori del pancreas avanzati e anche in un prossimo futuro per la prostata. La Regione Sicilia oggi è la quinta regione che ha un PDTA, un percorso diagnostico terapeutico codificato, dove ha identificato i centri dove può essere fatta non solo la consulenza nel suo complesso, tutta la consulenza oncogenetica, ma anche i centri, i laboratori che possono effettuare questo tipo di test. E ha messo, possiamo dire, dei paletti, nel senso che possono fare questo test di BRCA soltanto quei laboratori che hanno superato il controllo di qualità. E quindi è uno dei più importanti PDTA a livello nazionale, in quanto ha identificato questi laboratori. Sappiamo che allo stato attuale non ci sono controlli di qualità a livello regionale o nazionale e quindi i laboratori fanno questo test con organi esterni, si chiamano NQM, è un organo esterno europeo che fa a pagamento questo tipo di test. Avendo identificato dei percorsi di prevenzione, praticamente abbiamo un percorso di prevenzione che prevede che entro 3 mesi si debba avere l'esito del test, effettivamente si ha in tempi molto più brevi, perché quando si parte di test di tipo predittivo in funzione della terapia per i pazienti che hanno tumore dell'ovaio sieroso alto grado, platino sensibile, in questi casi il test generalmente viene dato nell'arco di massimo 1 mese. E poi un percorso di tipo preventivo, in questo caso il percorso prevede che il test venga consegnato entro 6 mesi, perché identificare i soggetti che sono portatori di questa mutazione significa identificare quei soggetti che devono essere sottoposti o a interventi abbastanza drastici come la chirurgia di riduzione del rischio, che può essere la mastectomia profilattica bilaterale con preservazione del capezzolo, o l'ovarectomia profilattica, oppure fare un percorso che può essere un percorso con un follow up abbastanza stringente, che deve iniziare 5 anni prima dell'individuo che nella famiglia ha avuto un tumore o della mammella o dell'ovaio.